Grazie, grazie Marina, grazie e complimenti per il lavoro che hai svolto per tutti noi di Area Dem, auguri per il tuo incarico di viceministro, auguri a te, auguri a Dario, auguri a tutti gli amici di Area Dem coinvolti nel governo. Salvini ci ha salvato da se stesso e lo ha fatto offrendoci una opportunità che abbiamo colto aprendoci come Partito Democratico ad un rapporto nuovo con il Movimento 5 Stelle, un rapporto che va considerato sempre più fisiologico, un rapporto rispetto al quale il contributo di Area Dem, soprattutto grazie alle posizioni di Dario, è stato un contributo decisivo, ricco di elementi di concretezza e di prospettiva. Che cosa è emerso già stamane dalla tua prima introduzione? Che per contrastare la destra sovranista, questa destra che opera e agisce molto sulla falsificazione dei bisogni sociali, abbiamo bisogno di altro. Abbiamo bisogno di risposte credibili, vere, efficienti, risposte convincenti rispetto ai bisogni della nostra gente. Abbiamo bisogno di vincere, come ha detto Marina, la sfida dei risultati, altrimenti quella falsificazione dei bisogni finisce con l'essere vincente. Abbiamo bisogno di un grande progetto di futuro vero, di innovazione e di modernizzazione del Paese e vincere lo scetticismo di tanti. Stamane nel fondo di Pane Bianco su Corriere della Sera è stato distribuito tantissimo in termini di perplessità rispetto a questo governo. È questa la sfida che abbiamo. Ora, rispetto a questa sfida pongo alcuni elementi di merito, alcune questioni specifiche. È stato detto appena poc'anzi l'importanza del sistema infrastrutturale nel nostro Paese. Certo, il sistema veniva trattato in maniera molto più ampia. Ma noi abbiamo urgente bisogno, Dario, di rivedere il Piano Nazionale Infrastrutture e Trasporti di questo Paese rispetto alla proposta attuale. E abbiamo bisogno di rivederlo, oggi è un piano che vale fino al 2030, abbiamo bisogno di rivederlo in una logica di corretto e reale riequilibrio territoriale, autostrade, ferrovie, porti, aeroporti. È un tema che riguarda moltissimo il Mezzogiorno e che riguarderà moltissimo l'azione di Provenzano. Il Sud paga moltissimo questo divario, un divario che la classe dirigente del Sud deve trattare non come elemento di rivendicazione identitaria, né tantomeno come elemento di lamentela strutturale rispetto a errori del passato, rispetto a minori investimenti del passato. Va trattato invece come una esigenza nazionale, perché, come dicono ormai tutti gli analisti, se non cresce il nostro Mezzogiorno non crescerà l'Italia. Abbiamo bisogno quindi di dare segnali immediati. Credo che affronterai questo tema, Marina. La via della Seta, è stato raddoppiato il canale di Suez, ha rimesso al centro del commercio mondiale il Mediterraneo. Abbiamo certamente bisogno di rafforzare ed investire sui porti di Trieste e Genova, come più volte è stato detto, è giusto, ma forse ancor prima abbiamo bisogno di intervenire sui porti di Gioia Tauro, Taranto, gli altri porti del sud di cui non si parla. E bisogna investire sul corridoio adriatico, diamo segnali concreti, immediati, interveniamo sul nodo di Roseto Capospulico e così per altri settori, pensiamo all'alta velocità, possiamo avere un Frecciarossa che da Salerno a Potenza a Taranto viaggia ad una media di 70-80 km orari e teniamo conto che tutto questo incide sulla mobilità. Nel sud la mobilità non esiste, senza mobilità i territori assolutamente non crescono. Altro tema, rapidamente, la riconversione del sistema. Non ci fosse stato Giovannini, avrei detto la riconversione green. Giovannini stamattina ci ha spiegato bene che dobbiamo parlare di sistema di riconversione sistemica, integrata, circolare, il motore del cambiamento. Su questo abbiamo una posizione completamente contraria a quella sovranista e per certi versi anche più avanzata rispetto al Movimento 5 Stelle. È un elemento che dobbiamo far pesare anche in Europa, chiedendo un modo nuovo, diverso rispetto al passato, di trattare i grandi temi della globalizzazione, considerato che sia la questione ecologica, cioè il rapporto fra noi e l'ambiente, che oggi è diventata una questione epocale, sia la questione economica, sia la questione sociale, quindi la questione politica, incrociano tutte quei grandi questioni dei processi, connesse ai processi di globalizzazione. È la riconversione dei sistemi, lo dico
rapidissimamente, non può essere un tema che riguarda solo i territori forti, riguarderà anche i territori più deboli. Anche qui ritorna il Sud, la necessità di dargli una missione chiara e precisa in un contesto di tipo mediterraneo. Quindi la questione sociale, una questione, chiudo rapidamente, una questione che riguarda chi non ce la fa e riguarda il sociale dei servizi pubblici, un tema anche questo di grande rilevanza. Altra questione, l'accenno solo, il regionalismo differenziato, è un tema da trattare, è un tema rispetto al quale confrontarsi, rendere omogenea la posizione dei gruppi dirigenti del nostro partito. Ci sono regioni come la mia dove i gruppi dirigenti vanno propriamente insediati e riproposti, Marina conosce la questione, ma il regionalismo differenziato, che non può essere quello delle proposte di Zaia e di Fontana, è un tema che è fondamentale per ridefinire i rapporti fra regioni e Stato centrale, per ridefinire le competenze della regione in una delle regioni in una logica di competitività. Se ci muoviamo su queste strade probabilmente riusciremo a recuperare quel consenso e tornare ad essere riferimento nel Paese come Partito Democratico. Grazie.